Ciao, allora nel video di oggi vi voglio far vedere alcuni acquistini fatti dalla Cina che sono arrivati proprio oggi e vi ricordo prima però di cliccare sulla campanellina per stare sempre aggiornati sui nuovi video e visto che ci siete di iscrivervi al canale se già non lo siete. Iniziamo subito. Allora, io faccio i miei acquisti dalla Cina sul sito, sull'applicazione che si chiama Wish. Ovviamente questo non è un video sponsorizzato, ma è sponsorizzato da me stessa. Ho comprato qualche cosina, come direbbe Violetta Rox, dalla Cina col furgone. Iniziamo. Allora, cercavo qualcosa per poter pulire i pennelli in maniera un pochino più approfondita, un pochino più veloce. Ci sono quelli in quella specie di piattini, ovvero dicendo, della Sigma, ma che costano l'ira di Dio. Ci sono quelli della Real Techniques pure che costano comunque abbastanza. E ho cercato quindi su Wish e ho trovato questo cuoricino che ha appunto le stesse caratteristiche di quelli più blasonati. È in pratica questo diciamo manopola di silicone che ha queste tre tipologie di superfici su cui passare appunto il pennello per pulirlo in maniera sempre più approfondita. L'ho pagato 1 euro e è arrivato abbastanza velocemente. Ovviamente dalla Cina ci vuole un tot di tempo, che non è una settimana, ma almeno circa un mesetto. Però a volte stupiscono, arrivano prima. Proverò, vedrò com'è e lo userò. Non puzza nemmeno tantissimo per essere comunque plastica. Ho visto poi, sempre su Wish e applicazioni affiliate, questi rossetti. Questi qui, e li volevo provare. A vederli sembrano che abbiano il contagocce, in realtà sono dei semplicissimi rossetti, anzi questi più che altro sono dei gloss, con la punta normalissima. Il colore è questo, è molto trasparente, è molto trasparente, ha un odore di fragola, profuma di fragola, quindi non è nemmeno così fastidioso. E questa è la colorazione Sexy Red e la linea è Romantic Beer. Questo è il numero 03. Vediamo sulla confezione. La confezione è questa qui, un po' ciancicata, arrivata. Questo è Lip Gloss Waterproof. Vediamo qualche info. Allora, manufactured Manzi Miao Cosmetic Sin Co. Ltd. Area City Iwu, dove sei stata? Made in China, sì, Cina. Allora, the long wearing tint dyes the lip. Allora, praticamente questa tinta colora le labbra con un delicato colore che praticamente dovrebbe assomigliare a quello che lascia tra virgolette il vino rosso sulle labbra. Bah, vedremo come si evolve. Poi ho comprato, spinta dalla curiosità delle mille milioni di review, e penso che ne farò anche una io, la spugnetta questa qua in silicone. Ok, questa non è della migliorissima qualità, perché comunque tutto intorno c'è un bordino che dovrebbe essere quello di quando hanno messo in piega, in forma. Se la premo fa tutte le pieghette, che non so se debba fare così. La spugnetta in silicone è molto morbidosa e sembra molto anche un antistress. Penso che se non mi piace come spugnetta lo utilizzerò come antistress. Non so come funzionerà, vedremo poi all'atto pratico. Penso che poi registrerò anche un video in cui la utilizzo, però vediamo. Anche questa pagata 1 euro. E poi infine ho comprato questi cosi. Allora, io cercavo degli accrocchi, chiamiamoli così, da poter utilizzare quando voglio togliere il seme permanente, e quindi devo comunque mettere l'acetone, la lovatta e tenerle sull'unghia per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Con la carta stagnola non mi piace perché comunque non fa grip sull'unghia, sul dito, tende a sfuggire,
e quindi non mi piace particolarmente, però c'è chi ci si trova bene. Ultimamente ho utilizzato lo scotch, quello marrone, quello da pacchi, però sinceramente non mi andava di sprecare scotch ogni volta così, e alla fine ho visto su Wish questi qua, e sono fatti proprio apposta, quindi io metterò il dischetto di cotone qua dentro, lo premerò così e questo lo tiene anche in posa, cioè senza, non lo farà sfuggire dal dito, e quindi dovrebbe avere questa funzione pratica, più pratica rispetto al resto del alle altre tecniche, diciamo così. Vediamo come mi ci trovo. Questo l'ho pagato penso 1-2 euro, comunque sempre pochissimo, è arrivato in questa bustina. In sostanza diciamo che questi ordini non mi hanno soddisfatto abbastanza. Vedremo poi ovviamente all'atto pratico come funzionano, come vanno nel lungo periodo. Quindi, voi avete comprato qualcosa dalla Cina? Qualcosa di particolare? Qualche fregatura vi è arrivata? A me qualcosa sì, soprattutto sull'abbigliamento. Fatemi sapere, ditemi che fregatura avete incontrato voi con gli ordini dalla Cina col furgone. Detto questo vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!